Vediamo un esempio di circuito puramente capacitivo, quindi un circuito in regime sinusoidale in cui è presente un solo condensatore e un generatore di alimentazione. Il circuito si è realizzato quindi con un semplice generatore di corrente, in questo caso con un condensatore. Il generatore di corrente abbia quindi la corrente impressa I, il condensatore di capacità C, la corrente nel circuito, quindi è quella che scorre nel condensatore, la chiamiamo IC, perché sarà uguale a quella del generatore, ovviamente. Rispettiamo i versi convenzionali, tensione ai capi del condensatore con il più dove entra la corrente. Diamo dei valori. Di esempio, sia la corrente I di valore 2 A e fase 0 per semplicità, sia la capacità C del condensatore pari a 500 microfarad, quindi un valore di 500 per 10 alla meno 6 farad. Ricordiamoci che micro vale 10 alla meno 6, la frequenza sia 1 kHz, la frequenza del generatore, dell'onda sinusoidale del nostro generatore di corrente, quindi 1 per 10 alla 3 Hz, quindi 1000 Hz. Calcoliamo quindi l'impedenza ZC, che sappiamo essere 1 fratto J omega C, che sarà uguale a 1 fratto J 2 pi greco F, che sarebbe omega per C. Questo sarà ancora uguale quindi a J, sostituiamo i valori, 2 pi greco per la frequenza di 1000 Hz, quindi 10 alla 3 per la capacità del condensatore, 500 per 10 alla meno 6. Continuiamo a sostituire. Anzi, iniziamo a semplificare il denominatore. Abbiamo J, abbiamo che possiamo semplificare 1000, 10 alla 3 per 10 alla meno 6 e ci rimane un 10 alla meno 3. Poi abbiamo 500 per 2, 1000, quindi ancora 10 alla 3 e quindi rimane pi greco. Per 1000, per 10 alla meno 3, uguale. Continuiamo il nostro calcolo, quindi abbiamo 1 diviso ancora J, poi abbiamo 1000 moltiplicato per 10 alla meno 3, che sarebbe un millesimo, quindi da 1, quindi rimane a denominatore J pi greco. Eliminiamo J dal denominatore moltiplicando la frazione a numeratore e a denominatore per J, quindi abbiamo a numeratore J, a denominatore J per J meno 1, quindi meno pi greco, e quindi in definitiva l'impedenza risulta essere uguale a meno J 1 fratto pi greco. Effettuiamo il calcolo, questo sarà uguale a meno J per 0,32 circa, e stiamo parlando ovviamente di ohm, che possiamo trasformare in forma polare, avremo modulo 0,32 e fase, essendo un numero immaginario puro negativo, uguale a meno pi greco mezzi, ohm essendo impedenza.
Applichiamo la legge di Ohm generalizzata per calcolare la tensione ai capi del condensatore, quindi VC sarà uguale al prodotto dei numeri complessi ZC per I con C, quindi un prodotto di numeri complessi lo calcoliamo facilmente come moduli e fasi, quindi in forma polare. Abbiamo che la corrente del generatore sarà quella del condensatore, abbiamo visto quindi l'impedenza ZC in forma polare, modulo ZC fase Φ con C per l'impedenza della corrente, modulo I con C fase Φ con I. Andiamo a sostituire i valori, quindi abbiamo per l'impedenza 0,32 fase meno pi greco mezzi che moltiplica la corrente che è 2 fase 0. Le fasi le abbiamo espresse in radianti in questo caso, quindi abbiamo il prodotto dei moduli 2 per 0,32 e la somma delle fasi, quindi meno pi greco mezzi più 0. Quindi in definitiva abbiamo 0,64 modulo e meno pi greco mezzi la fase della nostra tensione, quindi si tratta di volt. Rappresentiamo sul piano di Gauss i fasori della tensione e della corrente nel condensatore, asse dei reali, asse degli immaginari. Partiamo dalla corrente, che ha modulo 2 e fase 0, quindi un vettore di lunghezza 2 che giace sull'asse dei reali, modulo 2, il vettore della tensione VC ha modulo 0,64 e fase meno pi greco mezzi, quindi giace sull'asse degli immaginari negativi, modulo 0,64 e fase meno pi greco mezzi. Quindi possiamo dire in generale che la tensione ai capi del condensatore risulta essere in ritardo di pi greco mezzi, quindi di 90 gradi, rispetto alla corrente che lo attraversa. In ritardo perché per andare dal fasore della corrente a quello della tensione dobbiamo ruotare di meno pi greco mezzi. Allo stesso modo possiamo dire che la corrente IC risulta essere in anticipo di 90 gradi rispetto alla tensione VC. Questo vale sempre per i condensatori, quindi ricordiamoci la relazione tensione in ritardo rispetto alla corrente, corrente in anticipo rispetto alla tensione. Se adesso andiamo a prendere il modulo dell'impedenza del condensatore, quindi in questo caso nel nostro esempio numerico 0,32 ohm, il modulo dell'impedenza rappresenta la reattanza induttiva. Quindi la reattanza induttiva in generale è data dal rapporto tra, no, cancelliamo, scriviamo con esattezza, quindi il modulo dell'impedenza di un condensatore è 1 fratto 2 pi greco F per C, quindi 1 fratto omega C, questo è il modulo, e questa viene chiamata reattanza capacitiva ed indicata con il simbolo XC. Quindi la reattanza capacitiva di un condensatore ha valore 1 fratto omega C.
Questo è una grandezza importante e ricorrente, quindi anche questa la evidenziamo per ricordarla nel seguito.